Ieri abbiamo chiuso la nostra puntata dicendo che oggi avremmo letto quello che Teresa Musco scrive nel suo diario il 31 agosto 1964. Padre Pio, dopo circa un mese di assenza, torna, le porta la comunione, perché Teresa, la sofferenza più grande per Teresa non era il dolore della malattia o gli altri tipi di dolori, ma era soprattutto una sofferenza spirituale quando non poteva ricevere Gesù. E quando Padre Pio non andava, lei non poteva ricevere Gesù, perché, come vi ho detto altre volte, il papà non voleva preti in casa. E lei scrive questa pagina che per me è un testamento suo, un testamento spirituale, che dice tanto a chi soffre e che dà tanto senso al dolore e alla sofferenza. Ascoltiamo le parole di Teresa Musco. Come mi sono sentita male? Non ho avuto neppure la forza di guardarmi intorno, molto dispiaciuta per non poter ricevere Gesù. Alle 12:30 però ecco il bellissimo monaco mi ha portato Gesù. Mi ha aiutato nelle piccole preghiere e poi guardandomi mi ha detto: tu non mi chiedi mai di vedere le mie mani. A differenza di tanti che non solo volevano vedere a tutti i costi le stimate di Padre Pio, e qualcuno si è anche inventato di averle viste, invece non le ha mai viste, ma lo toccavano e Padre Pio soffriva, dava urla di dolore. Invece Teresa non chiede mai di vedere le mani. E quando Padre Pio dice: ma perché non chiedi mai di vedere le mie mani? Teresa gli risponde: padre, chissà come vi fanno male e io non voglio aggiungervi altro dolore. Il senso del rispetto, non solo del dolore umano, ma anche del mistero, che Teresa aveva già capito in quel monaco, lo chiama monaco, no? Perché in genere in campagna non si dice frate, ma il monaco e il frate sono tutti monaci, o li chiamano i monacelli se sono giovani, oppure o monaco se è grande di età. Bene, lei aveva già capito il mistero di Padre Pio, ma anche perché lo viveva nella sua vita, nella sua pelle. Egli allora, dice Teresa riferendosi a Padre Pio, senza esitare, con le lacrime agli occhi si è strappato i guantoni marroni e poi i bianchi. Alla fine il sangue gocciolava. Io ho preso la mano e portatamela alle labbra, l'ho baciata ripetutamente ed egli mi ha detto, benedicendomi: ti dono il cuore di Maria Immacolata e il suo Gesù crocifisso che è con te e in te. Io sono Padre Pio ed è per ordine di Gesù che sono qui. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.